Salve ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio di Sly Cooper, l'onore dei ladri. Come avete visto dall'ultimo episodio, abbiamo sconfitto Ottavio e abbiamo recuperato in squadra Marley. E adesso andiamo al secondo episodio di Sly 3. Cominciamo il nostro secondo episodio, quindi godetevi il video! E giocano questi. All'inizio sembrava tutto come ai vecchi tempi, la banda di nuovo in azione. Poi ci rendemmo conto che Murray non ci metteva il cuore. Se lo sciamano non lo autorizzava a interrompere l'addestramento per il tempo del sogno, non si sarebbe mai trovato a suo agio con noi. Dovevamo aiutarlo. Così prendemmo armi e bagagli, un travestimento veloce e via, verso l'outback australiano. Lungo la strada, Murray non ha smesso di parlare delle incredibili abilità del suo maestro. A quanto pare, questo suo sciamano è in grado di compiere imprese incredibili. Usa il tempo del sogno per mimetizzarsi e persino per controllare la mente degli esseri inferiori. Se solo la metà di quelle storie fossero state vere, non sarebbe stato male conoscerlo. Ci servivano nuovi elementi per sperare di entrare nel cavo dei Cooper. E questo sciamano, questo mistico dell'Outback, sembrava proprio il miglior acquisto che potessimo fare. Ma quando finalmente arrivammo nell'Outback, fu sconvolgente vedere quanto erano cambiate le cose. E lo sciamano era introvabile. No. Non mi serve addestramento con Murray. Bene. Andiamo alla ricerca dello sciamano. I ladri hanno devastato questo posto. State attenti, sono pronti a tutto per difendere le loro proprietà. Cavolo, è una bomba che sta seguendo. Ah no. Takuguro, come stai? Addio. Ah, no. Il mio maestro passa tutto il suo tempo in quella grotta. Sorveglia la banda e contempla la vastità dell'infinito. Apprezzo molto che vogliate parlare con lui e dirgli che voglio interrompere il mio addestramento. Nessun problema, amico. Non vedo l'ora di incontrarlo. Se lo chiami maestro, deve essere un tipo davvero speciale. È meraviglioso. Ti entra nella testa e ti fa perdere completamente il controllo. Meraviglioso. Bene, andiamo dal maestro allora. Voilà. Olè, indietro. Aia, ho sbagliato palo. E uno. E due. E non c'è. Uno, senza tre e senza quattro. E eccoci arrivati. Scusa amico, la grotta è vuota. Hai altre idee di dove potrebbe essere? Beh, questa è la sua capanna. Ma non ci abita più. Per via della puzza. La puzza? È una lunga storia. Ha dovuto scusarmi per un mese prima che mi parlasse di nuovo. Che hai fatto? L'indagine.
bene. Grazie per avermelo detto. Vado alla capanna. Per me ha fatto una puzza gigantesca. Vado a aspettarti da un ippopotamo. Ah, già ci sono, non vedo perché non prendere qualcosa da questo. Ah, una penna d'oro. Mi è comodo. Adesso via. Bene, penso nei ritorni, come ho detto. Sennò che segue. Fantastico. Ma cazzo mi sembra che ti avessi venito qua. Non siamo mica a Venezia. Sono lenti però, dicono, non mi dicono neanche. Andiamo in palestra se no per fare queste cose. Eccoci qua. Mi dispiace, Marry, non c'è nessuno e da una prima occhiata direi che lo sciamano ha combattuto contro qualcuno o qualcosa. Inizio a pensare che sia stato catturato dai minatori. Vuoi aver ragione. Forse sono venuti ed erano arrabbiati e lui era tutto pacifico e loro si sono incavolati. Allora lui ha provato a trovare un accordo e loro sono diventati pazzi e hanno rotto tutto e lo hanno picchiato. Dove possono averlo portato? Lo hanno preso e mio maestro è spacciato. Senti, forse è meglio che mi passi Bentley. Che desiderato che è Marry. È difficile dirlo, ma data la conformazione del campo, suppongo che i minatori usino quest'area recintata come prigione improvvisata. Direi che si può salire da quel burrone lassù, non dovrebbe essere difficile. Dai un'occhiata a quel girocottero. Sono certo che lo sciamano si trova lì vicino. Buon consiglio, grazie. Andiamo a vedere. Ahia. Vediamo di trovarlo. Siamo quasi. Questi minatori non hanno rispetto per i luoghi sacri degli aborigeni. Ribellano dappertutto. Bayer's Rock, il King Canyon, la Way Rock. Un'insensibilità culturale disgustosa. Che naturalista. Tu devi essere lo sciamano. Sono un amico di Marry. Viene a chiederti di sospendere il suo addestramento. Ma certo, ora ti porto via di qui e andiamo a parlare. Davvero? Non verrai via senza la tua roba? Già, i minatori ne hanno fatte delle belle sulla tua terra. Per quanto riguarda il bastone e la pietra luna, io e la banda abbiamo un talento particolare per recuperare gli oggetti rubati ai legittimi proprietari. Perfetto. Sappiamo dove è lo sciamano, quindi che faccio? Facile. Ascoltiamo Bentley e vediamo. Lo sciamano non lascerà la prigione senza il suo bastone e la pietra luna. Vuole anche che purifichiamo Layers Rock da tutti i minatori. Solo così gli spiriti del tempo di sogno saranno in pace e lo sciamano potrà usare i suoi poteri. Sly deve avergli fatto una certa impressione, perché ora vuole che io e Marry lo incontriamo separatamente. Credo che voglia giudicare il nostro equilibrio spirituale o cose così. Ho scoperto un passaggio attraverso una delle grotte. Da lì dovremmo raggiungere lo sciamano senza problemi. Ha anche detto che i minatori hanno stupidamente disseppellito la maschera della terra oscura. Credo che il suo lavoro qui fosse di sorvegliarlo. E ora succederà di certo qualcosa di brutto. Per me sono tutte sciocchezze, ma negli anni abbiamo già visto fenomeni inspiegabili. Perciò non escludo che possa essere una minaccia in più per la nostra operazione. Bene ragazzi, sappiamo cosa fare e ci vediamo al prossimo episodio.